La legge ti permette di tutelare i tuoi interessi. Assotutela, il cambiamento che riporterà il sorriso. www.assotutela.net. Torna la Lega Calciotto e lo fa in grande stile con il big match che promette scintille tra Marlazio e Audace Savoia, i padroni di casa, per bissare la vittoria sulla mano di Ludo Biquaro. L'Audace Savoia per rialzarsi immediatamente dopo l'incredibile sconfitta contro la Bacci Immobiliare Futbolette. Buonasera e benvenuti dall'Ongarina da Gianmarco Campanelli per la 16ª giornata di Serie A di Lega Calcio a 8. Va in avanti, la tocca il 3 che rientra sul sinistro, prova dalla distanza Sorcini, dice no, prima occasione per la Marlazio. Pallone, lo recupera la Doce Savoia che lo perde ancora una volta, si innesca quindi una ripartenza per la Marlazio che trova il gol del vantaggio con Andrea Antenucci, il suo diagonale in fila Sorcini, 1-0 con il suo destro, questa volta sì che salgono tutte le torri. Sandu, la traiettoria tesa al centro, si salva in qualche modo per Schechera, altro calcio d'angolo. 11 Regis, quindi sarà un altro calcio d'angolo, si lamenta lo stesso Regis, questa volta però è dalla sinistra, la traiettoria lunga sul secondo palo, Sandu con i piedi per Schechera a dire no. Tra calcio d'angolo dalla destra per la Marlazio, salgono le torri. La battuta sul secondo palo, Zamperini colpisce con la testa ma la sfera impatta Benedetti e quindi si perde sul fondo. Tutto pronto per la battuta, Zamperini a disturbare il tiro in porta e arriva il gol del 2-0 della Marlazio. In rete è andato Bastianelli, sempre il solito Zamperini che chiama questa volta il secondo schema, la palla è per lui. Colpo di testa dello stesso Zamperini però che si perde fuori l'area di rigore. Ancora la Marlazio e questa volta è un gol splendido di Benedetti. Palo gol e quindi 3-0. Pino non la prende, non la prende neanche la difesa. Gallinucci sembra in anticipo, il retropassaggio verso Sorcini, lo mette in difficoltà, non si intendono i due, arriva anche il 4-0 con Pesaresi. La Marlazio ora prende il largo, continuerà a giocare, la sfera non uscita, il traversone teso al centro, proprio sul duplice fischio del direttore di gara. Domina questo primo tempo la Marlazio, 4-0 sull'Audace Savoia. Il calcio di munizione per cercare di trovare la difesa della Marlazio impreparata, poi batte comunque velocemente il calcio di punizione, il destro splendido, si stampa sulla traversa di Boninsegna. Regis alza la testa, il suo destro è deviato sulla linea, poi salva tutta la difesa. Ancora in attacco la Marlazio, ancora una volta un salvataggio, poi fischia il direttore di gara. Entra, se la porta sul mancino, Spurio la tocca, salta un avversario, va sulla sinistra, cola Pietro, il tiro deviato finisce in porta, gol di Colapietro, 4-1. Spalla alla porta, Spurio, Sandu prova a danzare sul pallone, se la sposta sul destro, il tiro, il palo, poi Boninsegna ma fischia il direttore di gara, il gol non è valido. Si va direttamente dall'altra parte ora con la Marlazio che attacca sul possibile 4-2. Il traversone messo al centro, ancora una volta un salvataggio sulla linea, rischia tantissimo l'Audace Savoia. Vogliono abbattere subito il calcio d'angolo, Regis dal fondo, colpo di testa, arriva il gol del 5-1 in favore della Marlazio. Ora si porta la palla fuori dal campo, Regis con la Pietro, lotta con Zamperini, Rita il suo sinistro, respinto da Peschechera, poi la difesa spazza via. Fallo commesso da Supino, siamo già dall'altra parte. Boninsegna non trova il pallone, Sandu è dappertutto, il suo sinistro sfiora l'incrocio dei pali. Esce intanto dal campo Mariano Supino, qualche problema fisico per lui, sicuramente un problema muscolare. Intanto la Marlazio attacca, poi il velo di Antenucci per il gol di Giannotti. Yuri Sorcini ingannato dalla traiettoria, 6-1. Tornare da Sandu, finisce a terra con la Pietro,
ma finisce anche la gara, triplice il fischio del direttore di gara, la Marlazio domina 6-1 l'audace Savoia e aggancia proprio i biancorossi di Barbagallo al terzo posto in classifica.